Un lungo inseguimento prima della fumata bianca arrivata ieri sera dopo l'amichevole con il Pucetta. Domenico Mungo è un nuovo giocatore del Teramo? Ad annunciarlo attraverso la propria pagina social direttamente il presidente Franco Iacchini. Un colpo non a sorpresa per quanto riguarda il nome, che nelle settimane precedenti era stato vicino al diavolo, quanto per la tempistica, perché la dirigenza sembrava orientata ormai su Costa Ferreira o su possibili alternative, e invece nel frattempo lavorava a fari spenti ancora sul centrocampista ormai ex Cosenza, con Mungo il reparto nevralgico di Tedino, che lo aveva espressamente richiesto, innalza notevolmente il tasso tecnico. La sensazione è che con un Lasic che lunedì firmerà un contratto biennale col diavolo, Mungo andrebbe a prendersi la zolla a ridosso dei due attaccanti. 26 anni, 1,74 m e un talento scoperto e portato in Abruzzo nella stagione 2012-2013 da Alessandro Battisti. Mungo era reduce da una stagione in eccellenza a Piacenza, l'allora responsabile del settore giovanile del Parma, che ne deteneva il cartellino, Francesco Palmieri, lo segnalò proprio a Battisti, all'epoca direttore sportivo del Chieti, che in Emilia si trovava sì, ma per le trattative che riguardavano l'attaccante Riccardo Capogna e il difensore Abel Gigli. Difficile fargli credere che quel ragazzino di 19 anni poi sarebbe diventato un giocatore centrale per tutte le squadre che lo avrebbero avuto. Il Chieti in primis, poi Perugia, Viareggio, Pistoia fino alla Serie B, al Cosenza di Piero Braglia, che però dopo le 28 presenze dello scorso campionato non l'ha più reputato essenziale al progetto silano. Ecco perché, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2020, l'addio in estate. Dopo il lungo tiro e molla, il Teramo dunque al suo nuovo numero 10. Ora sarà caccia ad un difensore centrale mancino? Con il sospiro di sollievo per Soprano, le cui condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Poi un attaccante con Sparacello, che è sulla lista dei partenti come Barbuti. Tutto però a partire dalla prossima settimana.